28. Le notizie del TG Ora, agguato nella notte nel quartiere Forcella a Napoli, un 19enne è stato raggiunto da almeno 10 proiettili che lo hanno ferito al torace, alle gambe e alle braccia. Il giovane originario di Lacquameno, ma residente a Napoli, è stato soccorso dai suoi amici e trasportato poco dopo l'una di notte al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il giovane, che nonostante le numerose ferite non ha perso conoscenza, una volta in ospedale ha dichiarato alle forze dell'ordine, sono giunti sia polizia e carabinieri, di essere stato colpito mentre si trovava in via Forcella. I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Alle prime luci dell'alba, nel corso di un duplice intervento eseguito dalle fiamme gialle della compagnia di scafati, sono stati sequestrati oltre 22 kg di sostanza stupefacente. In un appartamento di Sarno sono stati rinvenuti 20 kg di marijuana e 16 panetti di hashish per un chilo e mezzo di quantità occultati all'interno di quello che era diventato un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti, simultaneamente all'interno di una lussuosa villa bunker che si trova in Nocera Inferiore venivano rinvenuti ulteriori 500 grammi di hashish oltre ad alcuni grammi di cocaina. I finanzieri hanno potuto contare per la durata dell'intera operazione anche del fiuto infallibile di Zebon, uno splendido esemplare di Labrador in servizio presso il gruppo di Salerno. I finanzieri del gruppo di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, a seguito di attività informativa e investigativa, hanno eseguito una perquisizione all'interno di un capannone industriale a Napoli, in un terminal di smistamento merci, utilizzato quale luogo di stoccaggio di sigarette di contrabbando. Nel locale sono state sorprese 5 persone, 4 italiani e un ucraino, intenti a scaricare cartoni di sigarette da un auto articolato con targa cieca per la successiva distribuzione sul mercato illegale della provincia. L'ingente quantitativo di sigarette di contrabbando era occultato all'interno di un carico di copertura composto da passeggini da slitta destinati alla società napoletana, risultata poi inesistente. Il valore del prodotto sequestrato è stato stimato di circa 1,5 milioni di euro. È stato arrestato per tentata estorsione ad un imprenditore di Giuliano, Biagio Ciccarelli, detto Cape Paglia, che si era presentato in un grande negozio sulla circonvallazione esterna con la richiesta estorsiva. Il 33enne, ritenuto vicino al clan De Rosa, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Qualiano e dell'aliquota operativa della compagnia di Giuliano per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. E a Scampia, nel complesso popolare chiamato Case dei Puffi, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per spaccio di droga. Il blitz è stato portato a termine dai militari dell'aliquota operativa della compagnia Stella. I 3 sono stati colti in flagrante mentre ciascuno con il suo compito spacciavano bussolotti di eroina e cocaina a numerosi tossicodipendenti della zona. Si tratta di persone ritenute vicine al clan Vanella Grassi, un 36enne di Melito, un 44enne e un 47enne dell'Urbe. Nell'ambito della vasta operazione di controllo del territorio facente parte del patto per la terra dei fuochi attuate secondo la modalità operativa denominata Action Day dalla Polizia Metropolitana di Napoli, una task force di personale coordinata e diretta dal comandante Lucia Rea ha eseguito negli ultimi giorni numerosi interventi a tutela dell'ambiente nei comuni di Afragola, Caivano, Frattamaggiore, Acerra e Casandrino. A Casandrino un cittadino straniero è stato denunciato per violazione delle norme sull'inquinamento atmosferico e idrico. Ad Acerra sono state sottoposte a sequestro 2 attività, una falegnameria risultata abusiva e un'area di circa 300 metri quadrati utilizzata per svolgere attività di riparazione auto. All'interno dell'area erano stoccate diverse tipologie di rifiuti. Infine, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno posto sotto sequestro diverse aree nei comuni di Sant'Antonio Abate, Pompei, Agerola, Striano e Poggiomarino e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di alcune persone per violazioni delle norme in materia ambientale. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo sabato 28 agosto.